Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata speciale su STEM per parlare di intelligenza artificiale e ChatGPT. Oggi, oltre a me, c'è come Luca Mariotte e Alessandra Russo, ma soprattutto c'è il professor Giuseppe Attardi dell'Università di Pisa. L'obiettivo, diciamo, di questa puntata è un po' affrontare il tema intelligenza artificiale che è esploso proprio in questi mesi in seguito, diciamo, al lancio di ChatGPT. E in particolare affrontare quella che è la lettera che è stata pubblicata da una serie di figure più o meno rappresentative del mondo dell'intelligenza artificiale per sospendere quella che è la ricerca in quanto si ritiene che sia necessaria una sorta di moratoria. Ne parleremo, come detto, con il professore Attardi e quindi per il momento cedo la parola a Luca che condurrà, diciamo, insieme ad Alessandra, condurrà questa intervista con il professore. Prego, Luca. Grazie mille Paolo. Allora, innanzitutto grazie di nuovo Giuseppe per essere qui con noi, è un grande piacere. Quindi Giuseppe Attardi è professore ordinario di informatica al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e diciamo, si occupa principalmente di intelligenza artificiale, diciamo, in senso lato, in particolare anche di tecniche di elaborazione automatica del linguaggio naturale. E ha un'esperienza, diciamo, nel campo davvero molto, molto estesa. Quindi sarà molto interessante, credo, sentire la sua opinione riguardo in generale alla percezione, diciamo, dello sviluppo dell'AI in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, con particolare riferimento a questa lettera che è uscita. Magari posso anche fare lo share del mio schermo. Giusto un secondo. È una lettera che è uscita il 22 marzo e vediamo se ce l'abbiamo qui. Un secondo, scusate, che add to stream. Ecco, è questa lettera del Future of Life Institute, che è un istituto che, diciamo, si occupa in generale degli aspetti, dei rischi esistenziali per la civiltà umana. Detta così, diciamo, una roba molto altisonante, in effetti si occupano, diciamo, di tutte quelle potenziali minacce, come possono essere le minacce nucleari o climatiche o anche quelle relative all'intelligenza artificiale. E proprio il 22 marzo è uscita questa lettera che è stata, diciamo, scritta da alcuni dei componenti di questa associazione, in cui dicono, beh, adesso con il successo che stanno avendo questi sistemi di artificial intelligence, in particolare ChatGPT, diciamo, è quello più famoso di tutti, non, siamo arrivati a un punto, diciamo, una specie di soglia, secondo loro, secondo cui adesso non riusciamo neanche più, gli stessi creatori di questi sistemi non sono più in grado di capire esattamente quali sono le implicazioni, di lungo termine sulla società umana che possono avere questi strumenti come, ChatGPT. E quindi quello che chiedono, proprio per evitare anche impostando con un certo stile retorico, per esempio, dire vogliamo davvero che, per esempio, tutti i nostri lavori, anche quelli più soddisfacenti, vengano sostituiti dall'intelligenza artificiale, da sistemi come ChatGPT. Allora, quello che propongono in questa lettera aperta è di mettere in pausa gli esperimenti, in particolare l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale più potenti di GPT-4, diciamo, che sarebbe la nuova versione fatta da OpenAI, diciamo, l'aggiornamento di ChatGPT. Quindi dicono almeno 6 mesi di pausa per questi esperimenti, per cercare di capire bene esattamente quali potrebbero essere le conseguenze di lungo termine. E se questa cosa non viene fatta, diciamo, volontariamente, diciamo, dalle aziende che si occupano dello sviluppo di questi sistemi di intelligenza artificiale, allora vanno anche oltre dicendo gli stati dovrebbero a questo punto intervenire ponendo proprio una moratoria. Ecco, quindi a questo punto, diciamo, ovviamente questa lettera ha suscitato un grande scalpore, diciamo, grande risonanza mediatica, anche perché tra i firmatari ci sono, diciamo, delle personalità di spicco sia nel campo della ricerca dell'intelligenza artificiale come Joshua Bengio, Stuart Russell, eccetera, e ci sono anche altre personalità, diciamo, che non si occupano.
non sono, diciamo, esperte di intelligenza artificiale in quanto ricerca, però comunque sono molto note nel mondo imprenditoriale, come Elon Musk, per esempio, che anche lui ha firmato questa lettera. Quindi io credo che adesso possiamo impostare magari il discorso e faccio la mia prima domanda, diciamo, a Giuseppe, sul dire innanzitutto se... Beh, innanzitutto che cosa ne pensi di questa lettera in generale? In secondo luogo, se effettivamente la minaccia a cui fanno riferimento in questa lettera, cioè il fatto che effettivamente ormai questi sistemi di intelligenza artificiale stanno raggiungendo un livello di intelligenza che è competitiva con quella umana, sia effettivamente una cosa realistica. Bene, buonasera a tutti. Dunque, la ricerca in intelligenza artificiale, come si diceva, ha ormai oltre 70 anni di storia. Negli ultimi 10-15 anni ha fatto dei passi avanti straordinari, soprattutto ci sono stati quelli che io identifico come tre breakthrough scientifici, cioè c'è tre salti significativi di qualità su tre aspetti, in particolare proprio nel trattamento del linguaggio naturale. E è abbastanza raro che una scienza faccia tre salti, anzi un breakthrough avviene, non so, in 50 anni di solito, una cosa che innovazione tecnologica e scientifica in un settore è abbastanza raro. Ne sono avvenuti ben tre, secondo me, in questo settore, e questi sono quelli che hanno dato corso a questa possibilità, potenzialità, diciamo, di sistemi in grado di interpretare, se non diciamo, vogliamo dire capire, il linguaggio e rispondere adeguatamente a interrogazioni su domande che gli vengono poste. Se volete poi entriamo nel dettaglio di queste tre tecnologie che possono essere appunto quelle che hanno costituito la svolta. Però il fatto che ci siano state questi tre breakthrough, quindi tutto non vuol dire che la storia sia finita qui, anzi, tutto fa pensare che ce ne saranno ancora. Quindi l'idea di fermare la ricerca perché si teme che il livello a cui siamo arrivati oggi sia un livello pericoloso, mi sembra molto oscurantista. Cioè, la ricerca deve continuare, non c'è ragione per fermare la ricerca. Le preoccupazioni nascono da, diciamo, da ipotesi veramente che sono poco credibili, cioè che pensiate che l'AI possa portare via tutti i lavori, anche i più belli. Allora, questi sistemi di AI che si chiamano, vengono chiamati large language models, cioè sono modelli di linguaggio, hanno una sola capacità, una sola. Questa è la cosa che è sorprendente, molto molto sorprendente, cioè di predire la prossima parola in una sequenza. Cioè io ti do una frase, un inizio di una frase, per esempio, la capitale della Francia è, e lui dice Parigi. Questo è quello che sa fare, è stato allenato a fare questo, questo è solo questo, una cosa elementare. Ora, da questo estrapolare dicendo che avremo dei sistemi che sono in grado di distruggere qualunque tipo di lavoro, qualunque tipo di attività umana, di produrre rischi alla società nel suo complesso, distruggere la nostra democrazia, eccetera, eccetera, sembra veramente un'esagerazione. Non è così. Cioè, questi sanno fare una sola cosa. Ora, la cosa sorprendente di sapere fare una sola cosa tramite una legge di probabilità si può ricollegare a uno studio fondamentale fatto da Giorgio Parisi, con cui ha vinto il premio Nobel. Lui ha studiato i sistemi complessi. I sistemi complessi, per esempio, quelli che lui descrive nel libro In un volo di storni, sono come mai, come fanno tanti storni, tanti uccelli in uno stormo a muoversi tutti insieme e a decidere apparentemente in maniera sincronizzata di come muoversi, come curvare e spostarsi nel cielo. Alla fine, dopo gli studi che lui ha fatto appositamente su questo particolare strano fenomeno, perché lo incuriosiva, è arrivato alla conclusione che questi fenomeni complessi, non solo questo, tutti i sistemi complessi che avvengono nella fisica, possono essere ricondotti a una semplice legge probabilistica, una legge molto semplice, che è come quella, diciamo, di prevedere la direzione del volo nel caso degli uccelli. Nel caso dei language model è predire la prossima parola. Apparentemente questa semplice
calcolo probabilistico, nell'insieme, diciamo, di milioni e miliardi, nel caso di linguaggi, dati, neuroni o parametri che costituiscono un modello di grande dimensione, un large language model, producono, danno corso a un comportamento che noi diciamo, che noi non sappiamo spiegare, cioè non sappiamo spiegare perché fanno così, come non sappiamo spiegare perché gli storni si muovono in maniera sincronizzata così. Alla base di tutto c'è una semplicissima, apparentemente banale, diciamo, legge di probabilità. Ma assieme, mettendo insieme migliaia e migliaia di elementi che hanno ciascuno di loro un comportamento di questo tipo, emerge quello che è un comportamento che noi riteniamo sorprendente. Questo è tutto quello che sta succedendo davanti a noi. Ed è sorprendente perché la nostra mente non è capace, diciamo, di scomporre un sistema così complesso, così articolato, in cose che sappiamo facilmente ricondurre. No? Una bicicletta sappiamo ricondurre. Tu giri i pedali e sai che muovi la ruota. Se muovi il manubrio e la bicicletta sterza. Quindi sappiamo direttamente ricostruire meccanismi di causa-effetto semplici che spiegano nell'interezza il comportamento di un certo artefatto. In questo caso il comportamento dell'artefatto è molto complesso apparentemente, e però non è scomponibile in parti che noi sappiamo dire ciascuno di questi cosa fa. È semplicemente il risultato dell'insieme, diciamo, di milioni e milioni di oggetti che si comportano ciascuno con una certa probabilità. Quindi questa è la cosa che rende questi sistemi in qualche modo apparentemente difficili da capire dalla nostra mente, perché noi siamo abituati a ragionare in una certa forma di interpretare i fenomeni con una certa esperienza comune. Noi vediamo le cose, vediamo che i fenomeni come si collegano con forme, diciamo, di causa-effetto facilmente riconoscibili. E restiamo misteriosi, per noi resta misterioso. Restando misteriosa abbiamo anche paura, oppure diciamo che non sono capaci di ragionare, non sono capaci di capire, cosa che è difficile anche da giustificare. Possiamo dire che non capiscono? Sono sistemi come GPT-4, è stato dimostrato di essere in grado di superare una trentina di test, diciamo, di ammissione a vari compiti, tipo esame di avvocato, esame di medico, esame di infermiere, una trentina di questi test, che sono ovviamente concepiti per capire se una persona, sono fatte per valutare le persone, per capire se hanno le competenze giuste per fare un certo mestiere. E GPT-4, che è il successore di ChatGPT, come è stato detto, li supera tutti. Allora, possiamo dire che non capisce? È difficile dirlo, perché chiaramente non capisce nel modo con cui capiamo noi le cose, quindi non ha il modo di ragionare che noi conosciamo, che noi usiamo nel nostro mondo, nella nostra attività comune. Però dire che non capisce è un salto che anche questo non del tutto garantito. Quindi sono sistemi che hanno assolutamente delle grandissime potenzialità, sono in una fase di grande evoluzione, effettivamente non sappiamo molto a volte spiegare il loro comportamento, se non per il fatto che sappiamo di cosa sono fatti, non sappiamo esattamente come sono fatti da questa materia particolarmente semplice che è la legge di probabilità, che predice la prossima parola, ma mettendo insieme milioni e milioni di parole sanno anche produrre delle frasi, dei testi, delle risposte a domande complicatissime che noi stessi magari non sappiamo come rispondere. Quindi l'idea, diciamo, di fermare la ricerca è, direi, per concludere questo primo intervento, è oscurantista. Oltretutto ci sono due tipi di attività che vengono nel mondo delle AI. C'è l'attività della ricerca, cioè quella di, diciamo, di cercare di sviluppare nuovi sistemi, migliorare i sistemi precedenti, raffinarli, eccetera, e l'attività di creare dei prodotti, realizzare dei prodotti. Ora, ChatGPT è un prodotto, GPT-4 è un prodotto. Quindi, se vogliamo preoccuparci dei prodotti, dobbiamo fermare i prodotti, non la ricerca sullo sviluppo di large language model, come dice la lettera. Cioè, secondo me, sbaglia anche comunque, volendo pensare, diciamo, che si possa fermare, diciamo, questo tipo di attività, sbaglia l'obiettivo di cosa fermare. Se vogliamo fermare i prodotti, perché questi possono essere usati in maniera deleteria, è a quello che dobbiamo preoccuparci, non nel fermare lo sviluppo di language models, che sono, diciamo, ormai il pane fondamentale della ricerca in questo settore in questo momento.
Perfetto, grazie mille, davvero un'ottima esposizione. Fatemi aggiungere un'altra cosa. La lettera è firmata da persone, da personalità molto note, tra cui anche e rispettate indubbiamente. Joshua Benjo è uno dei tre padri cosiddetti pionieri del deep learning, a cui è stato conferito il premio Turing, che è l'equivalente del Nobel dell'informatica. Però gli altri due non l'hanno firmata. Sono appunto Joshua Benjo, Jeff Hinton e Yann LeCun. Non solo Yann LeCun non l'ha firmata, ma si è anche intervenuto esplicitamente in un panel pochi giorni fa, in cui ha spiegato perché lui è in disaccordo su questa lettera. Una quarta persona, altre due persone importanti che non hanno firmato e hanno spiegato perché. Una è Francesca Rossi. Francesca Rossi è stata mia collega all'Università di Pisa e attualmente è presidente della AAAI, cioè l'Associazione Mondiale dell'Intelligenza Artificiale, quindi ha un ruolo anche di grande prestigio ed è riconosciuta, diciamo, nel mondo dell'intelligenza artificiale come una che si è sempre occupata di questioni di etiche. E anche lei stessa, non solo essere presidente della AAAI, fa parte anche del comitato scientifico del Future of Life Institute. E ciò nonostante non ha firmato la lettera che lo stesso Future of Life Institute ha appunto pubblicato, anche lei per simili ragioni, perché non è d'accordo su questa iniziativa. L'altra persona, sempre un altro esperto, grande esperto nel settore, è Andrew Ng, che è professore, diciamo, di intelligenza artificiale a Stanford, e tutte e tre hanno spiegato che loro non sono d'accordo su questa iniziativa. Perché sostanzialmente stiamo vivendo un momento in cui la tecnologia e la ricerca sta facendo progressi, mettersi a pensare adesso di fermare questi progressi non ha molto senso. Uno degli argomenti che ha presentato Yann LeCun per dire che non è momento di fermare la ricerca o gli sviluppi in questo settore è quello che lui fa conto che anche in passato ci siamo trovati di fronte a nuove tecnologie. Nuove tecnologie, nel momento in cui si sviluppano, all'inizio magari non sappiamo esattamente come funzionano, quali sono i loro limiti o i pericoli che possono portare. Lui faceva l'esempio delle automobili. Le automobili, quando sono state introdotte, chiaramente all'inizio non avevano nemmeno i freni. Il primo autoveicolo non aveva i freni, poi ci si è accorti che era importante metterci i freni. Poi più avanti abbiamo scoperto che era utile metterci le cinture di sicurezza, poi che era utile mettere gli airbag. Cioè, man mano che la tecnologia si raffina e migliora, man mano anche si migliorano e si raffinano e si aggiungono sistemi che ne migliorano le caratteristiche di sicurezza. Ma pensare che uno produca o obblighi ad avere dei criteri che bloccano o interrompono una certa tecnologia prima ancora che sia sviluppata è controproducente, assolutamente impensabile. Non sappiamo come saranno i futuri sistemi. Pensare di mettere oggi delle limitazioni ai sistemi che non ci sono ancora, come dire che quando fu fatto il primo veicolo, la prima automobile, fosse richiesto di metterci le cinture di sicurezza. Nessuno aveva avuto idea che sarebbe stato qualcosa di utile a quel punto. Quindi non tutti i ricercatori, diciamo, del settore sono d'accordo con questa lettera, anche quelli che sono anche tra i più celebri e i più noti in questo campo. Vero, sì, infatti poi dopo ho visto che c'è anche parecchi altri ricercatori, ricercatrici, esperti di artificial intelligence hanno detto, ma io alla fine, cioè ci sono delle cose che effettivamente sono vere, dette in quella lettera, alcune delle problematiche che sollevano, però il modo in cui la pongono, cioè diciamo è condita con così tanta retorica e hype, diciamo, di millenarista in un certo senso, che hanno detto alla fine io non la firmo una roba del genere. Per esempio Melanie Mitchell, che è professoressa alla Santa Fe Institute, anche lei si è occupata di intelligenza artificiale per tutta la sua carriera,
Timnit Gebru, che è stata, diciamo, una delle autrici del paper famoso sul stochastic parrot, che è come di solito vengono insultati questo tipo di modelli, cioè dire vabbè, non sono altro che dei pappagalli stocastici, cioè ripetono le stesse parole però con un po' di probabilità in mezzo, quindi non ripetono sempre la stessa cosa. Ed in effetti è curioso vedere come alcuni di queste persone, che poi alla fine sostengono le ragioni della lettera, finiscono magari all'inizio per dire ma questi sistemi in realtà non sono l'intelligenza umana, sono soltanto appunto dei pappagalli stocastici, non fanno niente di impressionante. Poi però automaticamente, cioè allo stesso tempo, si mettono anche a sostenere ragioni di lettere come questa qui. E io poi in effetti ho apprezzato parecchio anche il riferimento che hai fatto all'emergenza di fenomeni in sistemi dinamici, citando il lavoro di Parisi, perché appunto personalmente, avendo lavorato poi durante il mio dottorato un sacco, ancora adesso, con gli automi cellulari, so bene che appunto spesso si vedono in questo tipo di sistemi, anche se si partono da regole molto semplici, l'interazione, diciamo, di molte di queste regole semplici che interagiscono tra di loro fanno emergere poi, da un punto di vista globale, degli fenomeni che sono molto complessi, che sono molto sorprendenti. Nel caso delle reti neurali poi e dei large language models, questa cosa poi dopo probabilmente ci dà in qualche modo, sembra più inquietante, perché il linguaggio sembra essere una prerogativa tipicamente soltanto nostra, tipicamente umana, mentre invece finché dici vabbè, ci sono degli uccelli che stanno seguendo in una formazione uno stormo, dici ok, è una cosa davvero molto affascinante, però non è qualcosa che ci tocca direttamente in qualche modo. E volevo chiedere ad Alessandra se aveva una domanda o qualche domanda da porre a Giuseppe. Prego. Volevo riagganciarmi all'osservazione che hai fatto tu, in verità, sul appunto il fatto che queste macchine, replicando il linguaggio umano, facciano un po' cadere in un tranello di percezione nel poter produrre un output comprensibile, un output che sia affine poi a quello che può produrre un umano. E come anche il professor Attardi ha osservato, possiamo essere sicuri fino a un certo punto che questo modello possa capire o non capire, lanciando un po' quasi una provocazione. E su questo in realtà volevo agganciarmi a un articolo che è stato pubblicato sul Times, un articolo che mi sentirei di descrivere come delirante, in cui si va oltre quello che la lettera poi prefigura, addirittura chiamando per un blocco totale e anche in modo violento dello sviluppo di queste tecnologie. Ora, la mia domanda è, anzitutto, posto anche che una moratoria potesse essere utile, la scelta arbitraria di una tempistica di 6 mesi fosse anche sullo sviluppo delle applicazioni, nel suo parere come e in che modo potrebbe essere utile se nel caso dovesse essere più lunga, o se sia una proposta che rientri nell'alveo della letterina di Babbo Natale, diciamo, di un desiderata che poi non ha una vera applicazione nella realtà, perché è un po' questo che la lettera, è questo che viene recriminato alla lettera anche da molti esperti che si sono dissociati e allontanati. Dunque, la lettera propone una moratoria allo sviluppo di large language models come appunto GPT-4, ChatGPT-3 e tanti altri fatti da altri come Bard di Google e simili, per 6 mesi, e dicendo che siccome non si può garantire che questa moratoria venga rispettata, bisogna fidarsi, bisogna attendersi che le stesse aziende che si occupano di queste attività, di loro spontanea volontà, dichiarino e dimostrino pubblicamente di fronte a terzi che loro stanno effettivamente facendo così. Se non lo fanno, chiediamo che siano gli stati, i governi a intervenire. Questo è veramente pericolosissimo, cioè chiedere che dei governi intervengano per impedire a qualcuno di fare delle attività che fino a prova contraria non hanno mai danneggiato nessuno, perché diciamo, possono al massimo scriverti delle cose che non sono esattamente corrette, ma in casi molto, molto, molto rari, in percentuali bassissime.
è un intervento, diciamo, statale nella libertà di ricerca, tanto per cominciare, tanto per farne una, che è garantita in Italia, per esempio, dalla stessa Costituzione. Quindi è una cosa che, secondo me, non sta né in cielo né in terra. Poi cosa dovrebbe succedere in questi sei mesi? Cosa cambierebbe in questi sei mesi? Allora, diciamo, qualcuno dovrebbe mettersi lì a studiare delle normative o delle regole che impediscono che i sistemi che verranno in futuro prodotti provochino dei danni. Ma allora vogliamo impedire, per esempio, che vengano prodotti degli aerei perché ogni tanto gli aerei cascano? Ma questo è praticamente privo di senso, cioè abbiamo i danni che vengono fatti non sono danni dovuti alla tecnologia, i danni sono dovuti a delle aziende che usano in maniera distorta oppure senza particolari attenzioni delle tecnologie, no? Quindi, cioè, noi non, per esempio, non diamo nessuna colpa a coloro che producono delle armi. La colpa, diciamo, di chi spara e di chi prende le armi e poi ammazza qualcuno. Cioè, il reato esiste già, e diciamo, e quindi il fatto che uno usa uno strumento piuttosto che un altro per compiere un reato non cambia il fatto che quello è un reato e vada punito. Quindi, se per esempio qualcuno si lamenta che ChatGPT, rispondendo a delle domande, esprime delle affermazioni, riporta delle affermazioni che non sono corrette, che sono diffamatorie, beh, c'è il reato di diffamazione. Quindi si può chiedere, diciamo, come si fa quando qualcuno scrive una notizia falsa sul giornale, che succede tutti i giorni, non è una cosa che soltanto le AI possono fare, scrivere qualcosa, notizie false o non perfettamente accurate. E la persona che si sente offesa ha il diritto di replica, cioè ha il diritto di chiedere la correzione, la rettifica, scusate, diritto di rettifica. Ed è un meccanismo previsto, diciamo, dalla regolamentazione. Quindi, se qualcuno ritiene che ChatGPT dica delle cose sbagliate sul suo conto, beh, chiede a OpenAI di rettificare quella affermazione. È già successo con un politico australiano che ha minacciato di fare causa a OpenAI perché in una interrogazione, non si sa bene se l'abbia fatta lui o qualcun altro, veniva riportato che lui era stato in prigione per avere, diciamo, per una questione di corruzione. In realtà quello che è successo era il contrario, cioè era stato lui che aveva denunciato un fenomeno di corruzione e qualcun altro era andato in prigione per questo. Poi, appunto, come può succedere, diciamo, con ChatGPT che generando le frasi la generata alla rovescia, invece di dire che lui aveva denunciato qualcuno che era andato in pensione, ha detto che era andato lui. E ha chiesto, diciamo, semplicemente la rettifica, e la cosa è stata fatta, cioè OpenAI ha rettificato quell'affermazione. Infatti, se voi chiedete adesso qualcosa su di lui, su ChatGPT, non viene più fuori quella notizia che era appunto diffamatoria o sbagliata. Quindi dobbiamo distinguere sul fatto che la tecnologia dall'uso malevolo dell'etereo della tecnologia stessa, e l'uso dell'etereo della tecnologia eccetera è un reato se produce, diciamo, degli atti punibili da reato, vengono puniti dai reati. I reati già ci sono, non è che occorre inventarne di nuovi. La diffamazione è un reato che esiste da secoli. Quindi, se qualcuno utilizza uno strumento di AI o anche lo scrive sui social per questo, cioè non conta quale tecnologia stia usando per diffamare, se diffama qualcuno, quello è un reato e può chiedere o la rettifica oppure la cancellazione di quell'informazione. Cioè, i diritti dell'individuo, delle persone, vanno sicuramente rispettati, ma non è la tecnologia che va imputata di questo, ma chi l'ha fatto il reato. Il reato è, nella legislazione di tutto il mondo, una questione è personale, la responsabilità è personale, non può essere di un agente informatico, di uno strumento, è personale. Quindi deve esserci sempre dietro a quello chi agisce, una persona. Nel caso del giornale, il direttore responsabile. È previsto per legge che per ogni pubblicazione debba esserci un direttore responsabile. Questo proprio perché il direttore responsabile si prende la responsabilità di tutto quello che viene pubblicato sul suo giornale. E nel caso, appunto, ci sia una contestazione, è lui che viene punito oppure viene sottoposto a un giudizio.
Lo stesso vale per la tecnologia, che sia quella di AI o che sia quella di un software di un altro tipo. Non dobbiamo dare la colpa alla tecnologia oppure pensare che la tecnologia debba essere etica. La tecnologia non è né etica né non etica, l'etica è una caratteristica umana, cioè siamo noi umani che abbiamo il libero arbitrio. Se non ci fosse il libero arbitrio, l'etica non esisterebbe, perché saremmo tutti dei meccanismi puramente deterministici e, che ne so, sarebbe Dio che decide il nostro comportamento oppure, che ne so, qualche legge quantistica che lo decide, e quindi non avremmo responsabilità. Noi stiamo assumendo che le persone umane abbiano libertà di scelta, libertà di decisione, quindi libero arbitrio, e siccome alcune scelte che queste persone possono fare le riteniamo dannose o punibili, le puniamo. Ma sono sempre le persone, cioè gli esseri dotati di libero arbitrio, mai la tecnologia, mai gli strumenti. Volevo chiedere un chiarimento, se posso. Prima avevi accennato a tre salti, se vuoi, tre breakthrough che sono avvenuti. Secondo me è interessante raccontarli, perché secondo me sono noti forse agli addetti ai lavori, ma fuori dal mondo degli addetti ai lavori sono meno noti. Sì, allora vi spiego in maniera molto, molto comprensibile, spero. Allora, il primo del breakthrough è stato quello che è trovato un modo per acquisire il significato delle parole. Il significato delle parole è una questione filosofica che si dibatte dai tempi di Aristotele. Cosa significa un termine, una parola? Cosa significa voce, velocità, tempo? No? E il dibattito, sia a livello filosofico che linguistico, è durato 2500 anni. Nessuno è mai riuscito a cogliere, diciamo, l'essenza, diciamo, del significato della parola. Noi ci proviamo a usare dei dizionari, ma i dizionari non dicono cos'è il significato, lo spiegano in termini di altre parole. E così all'infinito, per cui una cosa che si mangia la coda. Come si fa a cogliere l'essenza di una parola, il suo significato, è sempre stato un problema eluso, diciamo, che nessuno era mai riuscito a cogliere. La soluzione è avvenuta negli anni nel 2010-2011, introducendo la tecnica che si chiama dei word embeddings. Questo è un termine tecnico che significa che una parola viene rappresentata in uno spazio a, diciamo, 700, 1000 dimensioni. Noi conosciamo lo spazio a tre dimensioni, quindi noi sappiamo dire una persona si trova in un certo punto dello spazio perché abbiamo le tre coordinate, x, y e z. Immaginate uno spazio invece a 700 dimensioni. Ad una di queste dimensioni rappresenta non la distanza rispetto nord-sud, ma la distanza rispetto a una caratteristica elementare, diciamo, di un concetto. Che non so, può essere per esempio maschile, femminile, dolce, amaro, cattivo, buono, qualunque esso sia, non sappiamo. Supponiamo di avere 700 possibili parametri che descrivono il significato di una parola. Allora, con le reti neurali nel 2011 si è trovato un modo per ricostruire, assegnare a ciascuna parola un vettore, diciamo, di 700 dimensioni, quindi 700 numeri, che rappresentano il suo significato. Come facciamo a sapere? E questo è fatto in maniera completamente automatica, semplicemente fornendo al sistema, alla rete neurale, una grande quantità di testi. Gli stessi che stiamo dando adesso sono stati usati per allenare il ChatGPT. Infatti, questo è uno dei componenti che fa proprio parte di ChatGPT, gli embeddings, la rappresentazione dei termini. E l'operazione è stata fatta appunto cercando di prendere dei testi e cercare di capire, per esempio, quale parola può essere quella che viene successiva ad altre parole, quindi la presenza di una parola in un certo determinato contesto. Assorbendo milioni o miliardi, diciamo, di testi di questa natura, si è riuscito a assegnare a ciascuna parola un vettore. E la distanza tra queste due parole, come la distanza che abbiamo tra due oggetti nello spazio tre dimensioni, corrisponde in maniera abbastanza precisa alla distanza semantica, la differenza di significato tra due termini. Cioè due parole simili, per esempio re e regina, si trovano molto vicini in questo spazio, molto più vicini rispetto alla parola Francia o Germania, mentre Germania e Francia sono vicini tra di loro. E questo è stato fatto appunto
leggendo un sacco di testi, per esempio, che dicono la, la capitale della Francia è Parigi, la capitale dell'Italia è Roma. Quindi Roma si trova collegata in qualche modo a Italia, insomma Roma si trova collegata a, a Parigi, perché appaiono in contesti di frasi molto simili. Il language model, questo è il primo passo, che si tratta appunto dei word embedding. Il secondo sono i transformer, che partono da questo e costruiscono una rappresentazione ancora più raffinata delle parole nell'ambito di un contesto di frasi in cui appaiono, e utilizzano un meccanismo chiamato attention per ricostruire anche non soltanto il significato della parola individuale, ma delle relazioni che ci sono tra le parole in un testo. E l'attention è il meccanismo cruciale che rende possibile ai transformer, e quindi a ChatGPT, che ricordiamo è un C generic pre-trained transformer, la T sta per transformer, la capacità di ricostruire le relazioni tra le parole all'interno di un testo. Quindi il primo passo è stato assegnare un significato alle parole, il secondo relazioni tra le parole. E sulla base di questo e dell'attention, per esempio, si possono fare magnificamente cose come la traduzione automatica, perché la traduzione automatica prende una frase, la trasforma in un'altra, e quindi la frase originale da tradurre, per esempio la frase in francese, viene passata attraverso un transformer che ne ricostruisce una rappresentazione interna con le parole, con la rappresentazione delle parole e delle relazioni tra queste, e poi parte a generare, e qui nasce la capacità di generare frasi, in cui la parte generativa sfrutta le relazioni tra le parole nell'originale per scegliere la parola più giusta da produrre in quel momento. Questo è il meccanismo dell'attention, che serve per incrociare, per esempio nella traduzione, l'originale con la traduzione. E questo ha fatto un salto di qualità enorme nella traduzione automatica. Nel 2015, quando questo uscì, in pochissimi mesi venne sbaragliato, vennero buttate via tutte le altre tecniche di traduzione automatica che esistevano, che erano state sviluppate nei 20 anni precedenti. In 6 mesi vennero totalmente sbaragliate. Ed è l'introduzione dei transformer. Con i transformer si accumula dentro il transformer, dentro questi modelli di cui si parla oggi come large language model, una conoscenza enorme della lingua. Sono language model, si chiamano così perché ricostruiscono e al loro interno memorizzano una rappresentazione, una capacità di rappresentare le parole singole e delle loro relazioni all'interno di testi. Dopodiché da qui si possono sfruttare per costruire modelli fatti per cose specifiche. Per esempio, se uno vuole fare question answer di come fa ChatGPT, ChatGPT è un secondo livello, cioè hanno preso il modello originale, che era GPT 3.5 per esattezza, e l'hanno allenato, cosiddetto fine tuning, l'hanno adattato a un task diverso, che non è quello di generare semplicemente un testo, ma di rispondere a domande. Rispondere a domande vuol dire che devi mettere in relazione la domanda con la risposta, come nella traduzione automatica, la frase di partenza dalla frase da tradurre. E nella domanda e risposta è un compito diverso da quello di generare semplicemente una frase. Ed è questo che ha dato da corso, diciamo, a sistemi come ChatGPT che rispondono alle domande. Ma quello che è stato il terzo salto di qualità è scoprire che facendo così si possono far fare allo stesso sistema task diversi senza doverlo allenare ulteriormente. Cioè ChatGPT è stato allenato a fare question answering. Il GPT-3 non lo sapeva fare il question answering in origine. Gli è stato fatto una seconda fase di apprendimento per imparare a rispondere a domande, facendo gli esempi di domande e risposte, domande e risposte, domande e risposte, finché ha imparato qual è la relazione tra una domanda e una risposta e a produrre la risposta quando gli viene fatta una domanda. Quello che però appunto con una fase di apprendimento ulteriore. Quello che si è scoperto è l'ultimo passaggio, è quello che adesso vedete fare, che apparentemente sembra saper fare ChatGPT, è che riesce a fare dei compiti per cui non è mai stato allenato.
cioè è quello che viene chiamato terzo breakthrough, è in context learning. Cioè il sistema può apprendere a fare delle cose per cui non è stato mai allenato, facendogli una descrizione, per esempio dicendogli fammi la sintesi di questo articolo, e lui ti fa il sommario dell'articolo. Tu glielo descrivi semplicemente dandogli la frase in inglese che spiega cosa vuoi che venga fatta, il testo da riassumere, e lui ti fa il riassunto. O se nel campo delle immagini, per esempio, abbiamo visto delle cose sorprendenti come sistemi come DALL-E o Midjourney, cose simili, o Stable Diffusion, a cui gli dai una descrizione di un'immagine, un testo, e lui da quello produce un'immagine. Questo è l'ultimo passaggio, cioè il terzo salto di qualità, in cui il sistema non deve essere specializzato, perché ha già in qualche modo acquisito al suo interno delle competenze che misteriosamente ha acquisito, infatti vengono chiamate emergenti, capacità emergenti, che nessuno aveva previsto sapesse fare, ma semplicemente chiedendogli, spiegandogli cosa si vuole, lui in qualche modo riesce a risolvere. Questa è la terza, grosso passo avanti, e il grosso, i risultati più sorprendenti di ChatGPT sono proprio questi, diciamo, che gli si può far fare qualunque cosa perché lui si adatta al compito dandogli il prompt, quindi in context learning, anche detto prompt engineering, perché consiste nel formulare la questione, ponendo diciamo, la domanda su quello che si vuole fare, nel modo tale che lui sappia da lì ricavare come svolgere i passi che servono per arrivare alla risposta che gli viene chiesta. Questi sono i tre importantissimi passaggi. E naturalmente non è finita qui, quindi visto che la quantità di investimenti che si stanno facendo adesso in questo settore, per questo che ritengo che sia in qualche modo sbagliato fermarsi adesso, perché questo fa immaginare gli investimenti, il numero di ricercatori che si stanno occupando di questa materia sono sempre cresciuti e stanno crescendo, possiamo immaginare che nei prossimi anni verranno degli altri successivi miglioramenti di questa tecnologia, e quindi ci possiamo soltanto aspettare dei miglioramenti a beneficio nostro e di tutti quanti, piuttosto che mettersi a stare fermi aspettando che qualcosa succeda che non sappiamo cosa possa essere. Io avrei una piccola domanda circa proprio la traiettoria di sviluppo, perché l'intelligenza artificiale ha sempre seguito un andamento ciclico sulla sua evoluzione, sul suo sviluppo, quindi dei momenti come quello che stiamo vivendo di estate o primavera, in cui c'è appunto dei grandi breakthrough, dei grandi sviluppi, investimenti, attenzione anche al mondo della ricerca, che dopo un certo periodo di tempo si scontrano con diciamo delle barriere a livello di hardware, a livello proprio di capacità di sviluppo, che generano un calo dell'hype e quindi anche un calo degli investimenti, eccetera. La mia domanda è: siamo arrivati a un momento in cui, nonostante questa grande estate, direi, che stiamo vivendo, non andrà incontro, quantomeno a breve, a un inverno? È qualcosa di inconoscibile, proprio basandoci su quello che sappiamo, sulla traiettoria di sviluppo, e non su appunto delle traiettorie anche basate su delle paure oppure su dei condizionamenti anche dovuti alla cultura pop, che purtroppo stanno avvelenando anche il discorso a 360 gradi sull'IA? Sì, questa è un'ottima domanda e si ricollega appunto a quello che ho detto poco fa, cioè perché possiamo pensare che ci saranno degli sviluppi futuri? Perché possiamo vedere la traiettoria, come ho detto, negli ultimi dal 2011 ad oggi, quindi negli ultimi 11 anni, 12 anni, abbiamo visto dei grandi passi avanti, cosa che non era successo negli anni 80, quando è stata la prima ondata, diciamo, di entusiasmo per l'intelligenza artificiale. In quegli anni lì, in quel periodo lì, ho anche vissuto anch'io, perché ero all'MIT in quel periodo, si sviluppavano le macchine, sviluppavamo la LISP machine dell'MIT per sviluppare questi strumenti, diciamo, di intelligenza artificiale. Si partiva dall'ipotesi che si potesse costruire un insieme di regole che descrivessero i comportamenti intelligenti su vari compiti, per esempio sulla medicina, quindi per fare diagnosi medica si potessero costruire delle regole, raccogliere delle regole dai medici che spiegassero come si fa la diagnosi sulle varie tipologie di malattie.
Gli esperimenti che si facevano allora partivano da esempi giocattoli e gli esempi giocattoli sembravano funzionare. Sì, quello che emerse erano due cose principalmente. Primo, che era difficilissimo riuscire a farsi dare le regole dagli specialisti. Cioè voi andavate da un dottore, da un medico, uno specialista in radiologia e gli chiedevate perché ha deciso che questo paziente ha questa malattia. E lui non lo sapeva dire, oppure si inventava lì per lì una spiegazione, oppure due medici dicevano due cose diverse, e quindi non era facile da ricondurre a queste cosiddette regole logiche o simboliche un procedimento, no? Un procedimento diciamo deterministico, dice so che esiste questa segnale e da lì deduco che. Sappiamo che non è così, anche tutta la medicina vive nell'incertezza, no? Diciamo, se voi guardate, che ne so, Dr. House o anche i film diciamo, di medicina, vedete che i medici sono sempre molto tentennano diciamo, nel fare le loro diagnosi, no? Dice, anche nonostante tutti i referti che riescono a ottenere dalle indagini mediche. E la seconda cosa era che anche se tu, anche ricostruire queste regole, avrebbero dovuto essere centinaia, migliaia. E questo, tornando al nostro caso del linguaggio, pensate alla questione di rappresentare il linguaggio mediante una grammatica. Allora, voi a scuola, i bambini, viene insegnata la grammatica della lingua italiana e gli si dice che una frase è fatta di un soggetto, di un verbo, di un predicato. Poi il soggetto può essere fatto di un articolo, di un nome, oppure di un articolo, un aggettivo, un nome, eccetera, eccetera. E si descrivono in questo modo un certo numero di regole grammaticali che sono per noi facilmente riconoscibili e comprensibili. Questo va bene finché si tratta di dare un'idea di massima del linguaggio. Se si va a descrivere un linguaggio vero, di regole di questo tipo, di questa natura, ne occorrono decine e decine di migliaia e che non sappiamo come costruire. Non solo, ma queste si confondono tra di loro, perché molto spesso in linguaggio ci sono delle eccezioni, quindi le regole ci sono, ma poi ci sono le eccezioni che contraddicono quella regola. E la novità che è avvenuta con le reti neurali è stata quella di dire, benissimo, non siamo in grado di dare le cose con certezza, le diamo con una certa probabilità. Sono meccanismi diciamo, di tipo statistico che vi dicono la probabilità della risposta è la risposta è questa con la probabilità del 90%. Quando la probabilità è 90% siamo abbastanza sicuri che sia buona, ma ci sono casi in cui la risposta è al 60%, 50%, quindi non si sa dare una risposta. E questo succede frequentemente. Quindi la novità rispetto al passato è questa, che diciamo invece di andare a cercare di estrarre delle regole deterministiche che quindi assicurano una risposta certa ogni volta, si usano metodi statistici basati su una grande quantità di dati. E i dati servono in grande quantità perché i fenomeni sono articolati e complessi. Come si diceva all'inizio, il volo di storni è determinato da una regola molto semplice, ma perché avviene con la combinazione di migliaia di, o di, diciamo, nel caso, in quel caso lì, di centinaia di uccelli che volano all'unisono. Quindi, ci sono stati negli ultimi 10 anni, 11 anni, dei veri salti di qualità nella ricerca. E questo fa sperare che ce ne saranno ancora degli altri. Quindi quello che era il rischio, diciamo, che tutto si fermi d'improvviso, è abbastanza basso. Seconda cosa che fa pensare che ci sia ancora spazio per miglioramenti è che, qui andiamo un pochino sul tecnico, se voi prendete i sistemi di apprendimento statistico, l'apprendimento statistico si basa su una raccolta di dati di apprendimento ed è un fatto noto che più sono i dati e più accurato è il sistema di apprendimento. Uno potrebbe pensare che questo avvenga all'infinito, cioè aggiungo più dati e il sistema migliora, aggiungo più dati e migliora. In realtà normalmente questo non succede, cioè si arriva a un certo punto in cui aggiungere nuovi dati di apprendimento il sistema si ferma, non migliora più, anzi addirittura peggiora. Quindi nella teoria diciamo, del machine learning tradizionale, in genere i sistemi di apprendimento automatico arrivano a un certo plateau a cui aggiungere nuovi dati non produce più nuovi effetti. La cosa sorprendente è che nel campo diciamo, dei language model questo non è ancora avvenuto. Cioè noi abbiamo visto e continuiamo a vedere che
non si vede ancora nella curva, diciamo, della possibilità di miglioramento di questi sistemi con l'aggiunta di nuovi dati, la curva rallentare nella crescita. Cioè la curva continua a crescere, anzi ci sono dei risultati ancora più stupefacenti che dicono che più si aumentano i dati a disposizione dell'apprendimento, più avviene quel fenomeno che è chiamato delle capacità emergenti. Cioè il sistema diventa in grado di fare delle cose che non era previsto, che non sapeva fare fino a quel punto. Cioè fino a quel punto, fino a quella certa dimensione, una certa cosa non la sapeva fare. Da lì in poi diventa capace di fare anche quella cosa in più. E queste cose si chiamano capacità emergenti, perché saltano fuori, c'è una specie di salto quantico, se vogliamo parlare in termini fisici, che avviene a un certo momento con la crescita delle dimensioni dei sistemi. Quindi, quando si dice, come nella lettera, bisogna fermare lo sviluppo di sistemi più grandi di quelli finora costruiti, si vuol dire limitare la possibilità di capire fin dove si può arrivare in questa direzione. Può darsi che sì, a un certo punto sicuramente si esaurirà la loro capacità di apprendimento, si esauriranno forse anche prima i dati su cui fare apprendimento. Però finché non sappiamo qual è questo limite, è un po' prematuro di fermiamoci senza sapere, diciamo, qual è il limite a cui stiamo cercando di raggiungere. Allora, io dedicherei gli ultimi 10 minuti a vedere un po' di domande. Comunque faccio i complimenti a Giuseppe Attardi, che ha ricevuto tantissimi complimenti dalla chat per la chiarezza e di tutta l'esposizione e delle risposte che ci ha dato finora. Quindi intanto lo ringrazio di default e poi andiamo avanti. Grazie a voi. Allora, vediamo un pochettino. C'era una domanda abbastanza interessante. Allora, questo era un classico e ce la mettiamo, subito in cosa. Ma questi, credo si intendano questi sistemi, hanno in mente le leggi della robotica di Asimov? Era una domanda che doveva arrivare, perché per tutti noi che abbiamo letto Asimov doveva arrivare. E diciamo, in generale, credo sia la domanda, ma questi sistemi hanno qualche meccanismo di etica a qualunque livello, ecco? Allora, se parliamo di large language models, no, perché, come abbiamo detto, sono stati allenati per fare previsioni sulla prossima parola. Loro, se tu gli dai una frase che dice, il presidente del Consiglio Meloni è una donna puntini puntini, potrebbe dire una frase, un aggettivo lì in fondo che ci sta bene e potrebbe anche star male. Loro non sanno dirti, tireranno fuori qualcosa che sta bene in quella posizione perché hanno visto tanta gente che dice quella persona lì di qualcosa di quella persona, per esempio. Non hanno di per sé una percezione né un meccanismo, diciamo, di tipo di controllo di quello che producono. Dicono soltanto quello che è più probabile che venga detto di quella persona. Quindi se abbiamo che in Italia la Presidente del Consiglio Meloni è considerata una donna intelligente, verrà fuori che dirà che è una donna intelligente. Perché questo è quello che statisticamente è più probabile che si esprimere in quel contesto. Quindi no, non conosce le leggi di Asimov, però devo dire che le leggi di Asimov si applicano ai robot che agiscono in una realtà. Nessuno di questi modelli agisce nella realtà, se non nell'interazione a parole che ha con le persone con cui parla, quindi non ha nessuna capacità di produrre dei danni o fare alle persone, agli umani, come i robot di Asimov, che sono messi soggetti a queste norme perché gli viene impedito, diciamo, di fare male a degli umani. No, queste cose non sono presenti nei modelli stessi. Sono però possibili, come fanno OpenAI, come ha fatto OpenAI con ChatGPT e con GPT-4, di mettere dei filtri sopra, davanti, diciamo, al modello, per schermare eventualmente delle frasi che sono considerate, diciamo, di tipo offensivo. Però, diciamo, non sono i modelli stessi che lo fanno, ma sono OpenAI che si premura in qualche modo di evitare di esprimere frasi diffamatorie nei confronti di qualcuno, come dicevamo prima. Cioè la responsabilità
va sempre ricondotta a un agente umano anche quando si usano sistemi di AI, quindi in questo caso è OpenAI che ha la responsabilità di quello che ChatGPT dice, e quindi prendono loro stessi tutte le cautele possibili per evitare di essere considerati colpevoli di fare dei danni agli umani. Tra l'altro ChatGPT in particolare è spiegato nella pagina iniziale dove ci si iscrive per usarlo: guardate che questo è semplicemente uno esperimento, non dovete prendere niente di ciò che vi dice il sistema come certezza assoluta, perché è solo un esperimento dell'utilizzo di queste tecnologie, non prendetelo come verità assoluta. Grazie. Un'altra domanda qui: il concetto di complex learning è assimilabile a quello di proprietà emergenti? Qui andiamo proprio sul tecnico, diciamo. Credo che intendesse context learning, probabilmente. Suppongo sì. Che sia context learning. Sì, penso sia un typo, ma... Dunque, context learning. Cioè, il sistema apprende il significato delle parole, del loro uso nel contesto. Quante più parole o frasi gli vengono sottoposte, tanto più dettagliata, raffinata o precisa è questa rappresentazione delle parole che questo produce. Il comportamento emergente è difficile da spiegare, non saprei, nemmeno gli stessi ricercatori che lo stanno osservando sono in grado di spiegarlo. Ha sorpreso tutti, nessuno si aspettava. E vengono studiate, ci sono degli studi che cercano di capire quali sono queste capacità. Per esempio, si è scoperto, molti sostengono che questi sistemi non abbiano capacità di fare ragionamenti logici, no? Matematici o logici. E difatti nessuno gli ha mai insegnato a fare conti numerici o astratti, o fare moltiplicazioni, come dice qualcuno, o a fare ragionamenti logici. Eppure, in certi casi, riesce a fare anche ragionamenti complessi. Vi faccio un esempio, perché questo è capitato in un dibattito con un collega di Roma, dell'Università di Roma, che gli ha sottoposto questo quiz, e poi, che è divertente, diciamo. Il problema è questo, insomma, la frase è questa, cioè John è sposato e ama Mary. Mary ama John che non è sposato. C'è qualcuno che è sposato e ama qualcuno che non lo è? Provate a pensarci 30 secondi, vedete se potete dirmi di sì o di no. Io sono da ChatGPT 1, non ci provo neanche. È un test, diciamo, di logica che richiede un ragionamento complesso per, cosa ho detto, ragionamento per casi per risolverlo. Perché tipicamente una persona normale a volo così non sa dire né sì né no, rimane un po'. E bisogna ragionare dicendo, bisogna fare due ipotesi, se Mary si è sposato, se Mary non è sposata. Se Mary è sposata, è lei che è sposata e che ama qualcuno che non lo è, che è George. Se invece non è sposata, allora è John che è sposato e che ama qualcuno che non è sposato, che è Mary. Sono due casi distinti. È un ragionamento per casi, e se si mettono insieme i due casi, si vede che c'è sempre qualcuno che soddisfa la condizione. Ma sono due persone diverse. Quindi se uno chiede, quando uno fa la domanda dicendo c'è qualcuno che è sposato e ama qualcuno che non lo è, in realtà la domanda è spiazzante, perché non c'è uno, ma sono due, o uno o l'altro. E da un punto di vista, diciamo, di logica simbolica, o uno o l'altro, la risposta è c'è qualcuno, perché sia uno che l'altro, ma qualcuno c'è. Allora, se gli poniamo la domanda a ChatGPT in questa forma, lui risponde che no, non c'è qualcuno. Però se riformuli leggermente la domanda, dice c'è uno o un altro che è sposato e che ama uno che non è sposato, allora lui dice di sì. E anche questo a me ha sorpreso, perché è un quiz, diciamo, è una domanda trabocchetto, insomma, una cosa difficile da affrontare come dal punto di vista logico formale. E con un piccolo aiuto, diciamo, il fatto che ChatGPT ci arrivi,
a me ha sorpreso, siamo tenuto, quindi possiamo dire che ha capacità emergenti, diciamo, riesce a fare qualche volta, non sempre perché non è il suo campo, dei ragionamenti logici per rispondere a una domanda, e anche questo è sorprendente, è una capacità emergente, forse dandogli ancora altri esempi di quiz o di questioni, diciamo, di logica formale, forse è migliore anche quello, e quindi questa capacità può emergere ulteriormente. Però, diciamo, cosa succede, quali sono queste capacità emergenti, è ancora tutto da esplorare. Allora, di domande ce ne stanno arrivando molte, però io direi che siamo in fondo all'ora e suggerirei di fermarci qui. Magari se avete altre domande mettetele poi in fondo al video e magari poi proviamo a rispondere insieme, se il professore ha voglia anche di continuare a rispondere. E magari lo rinvitiamo un'altra volta per fare un'altra chiacchierata sempre sull'argomento, perché, diciamo, di cose da dire penso che ce ne, come abbiamo detto, penso che ce ne saranno ancora moltissime. Beh, speriamo, diciamo, come ricercatore di questo settore, io spero che non sia finita qui, che la ricerca continui, i risultati continueranno ad arrivare, saremo sempre più sorpresi delle novità che questi sistemi, secondo me, farmi fare l'ultima considerazione. Allora, da una parte non credo che sia giusto fermare la ricerca, dall'altra credo che invece sia importante stimolare la ricerca, soprattutto fare in modo che questa ricerca non rimanga nell'ambito di quelle pochissime aziende che oggi sono in grado di farla, perché se c'è un aspetto che è, diciamo, su cui posso essere d'accordo sulla lettera, è che dice quelle aziende che oggi stanno facendo questi modelli, ma sono aziende che si contano sulle dita di una mano, perché oltre a OpenAI ci sono Microsoft, ci sono Google, forse c'è Tencent in Cina o pochi altri, perché Meta, sicuramente Facebook, Meta è un'altra, sono aziende che devono disporre di risorse di calcolo elevatissime, perché allenare GPT-4 o GPT-3 ha richiesto qualcosa come 50, si stima, non si sa esattamente, ma si stima 50 giorni di elaborazione su un cluster di qualcosa come diverse migliaia di macchine dotate di GPU, quindi qualcosa che costa parecchio, diciamo, ad acquistare. Quindi in questo momento soltanto poche aziende al mondo si possono permettere di fare questi modelli. Quindi fermare oggi il modello, fermare lo sviluppo di questi modelli è un po' come dire quelle 4-5 aziende si devono fermare. Ora, questo avrebbe forse in qualche modo senso se invece di dire fermate loro, acceleriamo quelli che non se la possono oggi permettere. Per cui io faccio parte di un'associazione europea che si chiama CLEAR, un gruppo di oltre 3.000 ricercatori del settore di intelligenza artificiale, che sta chiedendo ormai da 4-5 anni di sviluppare un'infrastruttura a livello europeo per agevolare la ricerca nel settore delle AI, soprattutto dotare i ricercatori europei di una risorsa pubblica condivisa che possono condividere tra loro per fare queste ricerche avanzate in AI che richiedono risorse che non sono facilmente disponibili a tutti. E noi stiamo etichettando questo obiettivo come quello di fare un CERN for AI, come la fisica negli anni 50 ha costruito un'istituzione europea dove tutti i ricercatori europei possono confluire e costruire, diciamo, gli strumenti gli sperimentali per la fisica delle particelle nucleari. Così nell'intelligenza artificiale oggi servirebbe un'infrastruttura comune a livello pubblico europeo dove mettere gli esperimenti che noi vorremmo fare per sviluppare questa tecnologia. Svilupparla magari in direzioni diverse da quelle che le aziende private stanno facendo sviluppare, perché potremmo averci eventualmente obiettivi, scopi diversi da quelli che hanno un'azienda che vuole produrre strumenti che può diciamo, sfruttare commercialmente, e magari vorremmo fare strumenti che, ne so, che sono utilizzabili in ambito che ne so, sulla ricerca sulla salute o su altri aspetti diciamo, della nostra civiltà. Va bene.
Grazie mille. Infatti, vabbè, una piccola considerazione finale proprio su quello che stavi dicendo tu, è che appunto grandi aziende come per esempio OpenAI, che è quella che ha sviluppato ChatGPT, si chiama Open nel nome e anche nella sua mission avrebbe quella di portare il più possibile tutti questi strumenti di artificial intelligence alla portata di tutti. Poi però alla fine c'è da ricordarsi che si tratta di un'azienda. Che comunque ha lo scopo di rispondere ai suoi investitori, ai suoi clienti, eccetera, eccetera. E quindi non è detto poi che i suoi obiettivi siano allineati necessariamente con le esigenze, diciamo, della società at large, diciamo, in generale, per esempio, per dare priorità a ricerca di tipo medico, come stavi accennando prima, o per altri tipi di Ma priorità. visto che hai citato OpenAI, che appunto originariamente OpenAI era nata esattamente per fare come società di ricerca aperta per produrre sistemi che andassero nella direzione di costruire sistemi di artificial general intelligence da mettere a disposizione pubblicamente. E si chiamava OpenAI per questo. Dopo qualche anno si sono accorti che per sviluppare questi sistemi occorrevano grossi investimenti in infrastruttura che non riuscivano ad avere come ente, diciamo, no profit, e quindi hanno costruito la OpenAI come società. E quindi adesso esistono due enti, che sono la OpenAI Foundation, che rimane con l'obiettivo originale, diciamo, di fare sviluppi aperti ad altri. E poi c'è la OpenAI società, diciamo, commerciale, in cui c'è un'importante partecipazione di Microsoft, che ha poi contribuito con 1 miliardo di risorse di calcolo agli strumenti che usa OpenAI per fare queste elaborazioni, e che appunto opera a livello commerciale, perché questi grossi investimenti in qualche modo deve cercare poi di recuperarli vendendo prodotti o vendendo servizi. Quindi questo è il problema che loro stessi hanno avuto, cioè non si possono fare oggi con le tecnologie che di punta senza delle risorse di calcolo adeguate. Ok, grazie mille. Lascio allora la parola a Paolo, magari per la chiusura conclusiva. Allora, io ringrazio tantissimo Giuseppe Attardi di essere stato qui con noi e di aver chiarito tante cose, di averle spiegate con tanta chiarezza. Ho visto il pubblico ha apprezzato tantissimo, la live ha avuto moltissime persone che si sono collegate. Ringrazio Luca e Alessandro. Alessandra, scusate, per aver fatto le domande, aver gestito tutta quanta la live. E niente, al solito, come sempre, faccio solite raccomandazioni: mettete i like, condividete, che l'intelligenza artificiale, che non è un'intelligenza artificiale, è solo un algoritmo di recommendation che sta dietro a YouTube, così fa girare il video e soprattutto fa questo tipo di informazione per tutti quanti. Grazie ancora e speriamo di avere ancora Giuseppe Attardi con noi, magari per parlare ancora di questo argomento. Magari per approfondire un po' Claire, che ce l'ha lanciato in fondo proprio come il trailer per la prossima puntata. Grazie Grazie ancora e alla prossima. a voi, arrivederci. Grazie, a Buonasera. presto. Grazie, a presto. Buonasera.